campo d'accidenti, se la stagione me li tira avanti, se la stagione me li tira avanti, ce n'è per te, per tutti i tuoi parenti. La mamma vuole, vuole, vuole che io faccia l'amor con te, ma vieni amore quando la mamma c'è. Ho seminato un campo di carciofi, giovanottino mi son belle nati, giovanottino mi son belle nati, carciofi come te non son venuti. La mamma vuole, vuole, vuole che io faccia l'amor con te, ma vieni amore quando la mamma c'è. Son nata per i baci e voglio quelli come gli innamorati se li danno, li voglio sulla bocca e sui capelli, poi chiudo gli occhi e dove vanno vanno. La mamma vuole, vuole, vuole che io faccia l'amor con te, ma viene amore quando la mamma c'è. E a me mi piace il fischio del motore, perché il mio amore gli è un macchinista, perché il mio amore gli è un macchinista, mi buggerà. Mamma vale, vale, vale che io faccio l'amor con te, ma vieni amore quando la mamma c'è. E a me mi piacciono gli uomini di oggi. Del parquet, quindi. Mosca e mora, mi innamorai di quella traditora.
sorte fuori il topo dal tuo paio, per acquattare il grillo dal grillaio. Guarda fuori la parana tra mosca e mora, ti innamorai di quella canitora. Sorte fuori il gatto dal gattaio, per acquattare il topo dal tuo paio. Ragazzo, guarda fuori la parana tra mosca e mora, ti innamorai di quella canitora. Sorte fuori il cane dal canaio, per acquattare il gatto dal gattaio. Guarda gatto, guarda fuori la parana tra mosca e mora, ti innamorai di quella canitora. Sorte fuori il lupo dal lupaio, per acquattare il cane dal canaio. Guarda lupo, cane, ragazzo, guarda fuori la parana tra mosca e mora, ti innamorai di quella canitora. Credo che si possa, al di là dei disagi, sì, francamente imprevisti, perché stiamo tentando di rispondere alle esigenze di chiunque abbia scelto Chiari quest'anno, non solo per il convegno, terzo convegno, che è diventato un'occasione di incontro primaverile da molti di voi già sperimentato, ma abbiamo scelto Chiari come luogo per festeggiare i 70 anni di Piero Bertolini. Non gli do la parola, anche se è il protagonista di queste due giornate, non gli do la parola perché poi la riprenderà più tardi nella presentazione del libro alle 19:30, e do a questo punto a tutti voi il mio saluto, saluto anche da parte dell'amministrazione di Chiari. È il solito logione di Enciclopaideia che si scatena. Saluto anche a nome dell'amministrazione anghiarese tutti voi. Io sono Duccio Demetrio, ho fondato con Saverio Tutino la Libera Università dell'Autobiografia, che vi ospita, forse per la prima volta, che riospita i nostri compagni di viaggio di ricerca autobiografica, coloro i quali già si sono diplomati in autobiografia, coloro i quali ci seguono della distanza o della vicinanza dei laboratori e dei diversi momenti di studio e di scrittura di sé. Quest'oggi noi iniziamo il percorso, come avete visto dal programma, cogliendo un'occasione per noi significativa che consolida la nascita della Libera Università dell'Autobiografia, che è avvenuta 2 anni fa. Si tratta della presentazione della collana Unicopli, Laboratori della Memoria. Abbiamo voluto quindi in primo luogo comunicare la nostra soddisfazione per i risultati che in così poco tempo abbiamo raggiunto con le attività di indagine, di ricerca, di contatto, e quindi ringrazio la casa editrice Unicopli nella persona del dottor Giacomo Antoni, che poi interverrà successivamente, per questa grande opportunità. Sono usciti per ora 2 libri, 2 paesi in racconto e il volume di Zanchi, che è stato premiato al premio Frieve di quest'anno. E questa presentazione della collana vuole essere però anche l'occasione che, consentitemi, mi permette di ricordare cos'è la Libera Università dell'Autobiografia di Chiari. La Libera Università nasce in una sera di Natale a tavola, di solito queste cose nascono a tavola, con Saverio Tutino. Con Saverio si decise di dar vita a una utopia. Questa utopia è andata avanti, si è concretizzata in questa presenza anche di oggi, un'utopia che si proponesse
di fare in modo che la ricerca autobiografica, che la narrazione autobiografica non fossero soltanto un'occasione spontanea, sentita a un certo punto della vita, in seguito a esperienze, occasioni e vissuti, come è l'autobiografia scritta da Zanchi, ma che l'autobiografia potesse diventare all'interno soprattutto di una declinazione particolare, di una declinazione pedagogica, di attenzione per l'autobiografia come un momento educativo che potesse costituire un momento di nuova, direi, aggregazione di persone e di storie. Perché scrivere, fare autobiografia significa soprattutto questo, riaggregare se stessi, come andiamo dicendo ogni volta, rimettersi insieme, ricucirsi talvolta, suturarsi, ritrovarsi, riconoscersi, ma significa anche autobiografia riconoscersi attraverso gli altri, negli scritti degli altri, condividendo le parole con gli altri. E quindi la Libera Università dell'Autobiografia, al di là di questa fondazione avvenuta nella data citata, è oggi un momento che per alcune forse mie ambizioni definirei una sorta di movimento di controtendenza pedagogica. E da qui anche il motivo per cui tra la Libera Università dell'Autobiografia e il gruppo diretto da Piero Bertolini di Enciclopaideia c'è una consonanza e una familiarità quasi spontanea e naturale. Così come la Libera Università dell'Autobiografia persegue la valorizzazione dei soggetti, ma nel riconoscimento della alterità, del ritrovamento degli altri, così anche il gruppo di Enciclopaideia, ma ne parlerà certamente Piero questa sera e domani, così il gruppo di Enciclopaideia lavora sui nostri vissuti, sui nostri mondi di vita, sulla impossibilità di raggiungere una conclusione laddove cerchiamo di interpretare, di descrivere definitivamente la nostra storia. Quindi noi ci muoviamo all'insegna della ricerca del compiuto e dell'incompiuto, e l'incontro tra la Libera Università e Enciclopaideia si salda attorno a questo motivo profondo di natura teorica, di natura filosofica e anche di natura poetica. Domani, infatti, nell'apertura del convegno, non a caso, ascolteremo gli interventi di un poeta, di un epistemologo, di due pedagogisti, a significare quanto questi saperi, queste forme della conoscenza, del pensiero possano ritrovarsi e incontrarsi. La Libera Università quindi è quanto mai onorata quest'oggi di saldare ancora di più questo incontro col gruppo di Enciclopaideia nel festeggiamento di Piero Bertolini, e vi augura, ci auguriamo tutti noi, che questo sia un ulteriore incontro che ci permette in primo luogo di stare bene insieme, non soltanto per il piacere di essere insieme, ma per il piacere di interrogarci insieme. Ecco, io credo che soprattutto coloro i quali per la prima volta si incontrano con l'esperienza della Libera debbano entrare nel suo spirito, in uno dei tanti spiriti diversi della Libera, anche nello spirito del Castello di Sorci, perché sapete che qui c'è un fantasma, chi sono abituati alla cosa ormai hanno una frequentazione notturna e serale tranquilla, ma per coloro i quali per la prima volta entrano nel Castello di Sorci potrebbero questa sera ascoltare degli spiriti e delle presenze inusuali. Questo fa parte del gioco, fa parte appunto del gioco dei diversi spiriti della Libera Università dell'Autobiografia, e tra questi c'è soprattutto quello di fare in modo che la vita, la nostra vita, la nostra storia di vita non sia soltanto un'occasione di narrazione, di esibizione delle proprie straordinarie e meno straordinarie esperienze, ma facciamo in modo che la vita di ciascuno di noi diventi un campo di indagine, di interrogazione.
editore Unicopy, che voglio ringraziare. Molti di voi già conoscono Ivano e lo conosceranno anche tra poco, si aderiranno al suo laboratorio, anche perché, visto l'alto numero di affluenze, abbiamo deciso di aprire un altro laboratorio per coloro i quali si sono iscritti all'ultimo momento. Questo non vuol dire che i laboratori di Ivano Gammelli sono gli ultimi, ma sono tra i primi, perché Ivano ci segue, mi segue fin dall'inizio dell'esperienza della Libera, e gli sono profondamente grato per la tenacia e la capacità di riuscire ogni volta a dare metodo alle esperienze che conduciamo. Quindi benvenuto a tutti voi, mi scuso a nome degli organizzatori, di Renato Livigni, dell'infaticabile Renato Livigni, che in questo momento, data la sua timidezza come al solito, non può essere qui per un saluto e un ricordo, ma spero di acciuffarlo successivamente. Mi scuso quindi.